anche quest'anno l'appuntamento con Climhouse, la fiera leader per le soluzioni e le idee innovative in materia di risparmio energetico e di bioedilizia. E non poteva mancare tra gli espositori di riferimento Zephyr Passive House Italia, istituto di ricerca e di consulenza, l'unico autorizzato certificato in Italia a rappresentare Passive House. Passive House non è una certificazione energetica, ma è un approccio progettuale. Vediamo perché. È molto importante perché questo è l'unico approccio necessario nelle costruzioni ad alta efficienza per riuscire proprio ad abbattere i costi di realizzazione e quindi riuscire ad offrire nel limite del budget che si è prefisso il cliente il massimo della qualità realizzativa. Non solo direi fra professionisti, ma anche e soprattutto fra progettisti ed esecutori ed operatori di cantiere. Infatti le competenze spesse volte si mescolano ed è giusto riuscire ad avere lo stesso metro di paragone e lo stesso linguaggio per riuscire ad interpretare e realizzare nella pratica poi quello che i progettisti hanno concepito a livello progettuale. Zephyr porta in fiera le innovazioni del mondo Passive House, le nuove classi energetiche, i nuovi software di progettazione e gli sviluppi dei progetti di ricerca europei. Quanto è vera la definizione Passive House, la casa per tutti? Passive House effettivamente si cala in ogni parte del mondo e su qualunque tipologia di edificio, dal residenziale al non residenziale, penso anche a palestre, piscine, scuole, musei, edifici produttivi, qualunque tipologia può essere adattata ad una Passive House. Chiaramente nell'ambito di una ristrutturazione, questo la casa è per tutti, trova un attimo il suo limite, nel senso che comunque utilizzando il nostro software che si chiama PHPP, di cui abbiamo tradotto la versione italiana e che distribuiamo in Italia, è possibile proprio andare ad affrontare quali sono le scelte che effettivamente si possono fare sempre nella logica cost optimum. La più importante novità di Climhouse 2018, ma proprio di questo anno per Passive House, è proprio l'omonimo libro Passive House edito dalla Maggioli. Che strumento è e soprattutto a chi si rivolge? Il libro Passive House, diciamo, più che un libro è un manuale, vuole porsi proprio come il manuale di riferimento per tutti i progettisti che vogliono approcciarsi al mondo Passive House, ma non solo, da tantissimi spunti anche tecnici, tecnico-divulgativi su edifici a risparmio energetico ad altissima efficienza, e raccoglie un po' la nostra esperienza, diciamo, decennale di progettazione Passive House o di altre prestazioni sia nel nostro paese, in Italia, che anche a livello internazionale. Infatti l'abbiamo proprio concepito con questo carattere internazionale perché non possiamo mai sapere dove potremo avere ormai nella globalizzazione dei cantieri, e se uno per esempio dovesse fare una Passive House a Mumbai in India, chiaramente la progettazione è diversa da quella che farei, non so, a Caltanissetta, oppure diversa da quella che potrei fare a Rovaniemi. Mi sono occupata principalmente della stesura di alcuni capitoli, tra cui ad esempio quello sui ponti termici o quello sul comfort abitativo, e devo dire che appunto è stato molto interessante la parte di ricerca, quindi quanto abbiamo approfondito e studiato questi temi per poter venire fuori appunto con un libro che fosse abbastanza scientifico e tecnico per poter appunto parlare di questi temi. Ecco. Quindi possiamo dire che è un manuale per tutti? Assolutamente sì, per tutti, perché parte dalle basi, quindi è possibile informarsi appunto in maniera generale, ma anche per i tecnici soprattutto scendere nel dettaglio a livello appunto sia dell'involucro che degli impianti, quindi è molto approfondito e molto variegato. Dove è possibile acquistare il libro? Il libro può essere acquistabile direttamente da noi, mandando una mail, contattandoci, oppure andando sul nostro shop dedicato shop.zephyr.ph,
in questi giorni, in questo periodo, diciamo, facciamo anche una promozione del 15%, quindi in qualche modo si annullano i costi di spedizione, oppure si può acquistare presso la Maggioli Editore.